Il passaggio dal sistema fluoroscopico al sistema di mappaggio tridimensionale Carto XP all'inizio e poi successivamente Carto 3 con le sue varie evoluzioni ci ha consentito di ridurre notevolmente non solo l'esposizione fluoroscopica ma anche i tempi procedurali, migliorando l'efficacia della procedura. La cosa più grossa rispetto alle versioni precedenti è il pattern matching, cioè la possibilità di filtrare i punti del confidence e malpaggio sulla morfologia del QRS di superficie, che ci serve sia se mappiamo un'aritmia ventricolare per essere sicuri di annotare soltanto punti che fanno parte di quell'aritmia, sia invece se vogliamo evitare l'extrasistole. Quando si mappa l'infundibolo destro, per esempio, per l'infundibolare e induciamo un'extrasistole, il sistema può scartarla automaticamente se non fa parte della morfologia impostata. Un'altra implementazione del nuovo sistema, mi riferisco al pattern matching, che io chiamo in qualche modo una sorta di paso dinamico. Ci permette, migliorando, ottimizzando quelli che erano già i parametri del continuous mapping, ci permette in qualche modo di appurare punto punto i segnali che noi vogliamo individuare e vogliamo poi successivamente ablare. Il sistema nuovo dell'evoluzione del Carto 3 con l'aggiunta del software Ripple Mapping ci consente di mappare le tachicardie complesse non più in maniera statica ma in maniera dinamica, consentendoci di ottenere delle mappe di potenziale con numerosi punti e indipendenti dal ciclo della tachicardia e della finestra di quest'ultima. Il Ripple Mapping è un tool che abbiamo, a dire il vero, incominciato ad usare da pochissimo, ma vi posso raccontare la mia esperienza con il Ripple soprattutto su una procedura molto complessa che abbiamo fatto di recente, che era un flutter sinistro in una paziente talassemica, quindi con una patologia molto particolare. L'utilizzo del pentarray e l'acquisizione di oltre 2000 punti, quindi con una mappa di voltaggio estremamente accurata, unita alla mappa Ripple, ci ha consentito di individuare l'ismo critico dell'aritmia davvero in tempi molto brevi e sono bastati soltanto 5 minuti di erogazione sul tetto del lato sinistro per poter interrompere l'aritmia. La V6 cambia anche il modo di segmentare l'imaging, cioè il CartoSeg, che è tutto un algoritmo automatico che con pochissimi click molto velocemente dall'acquisizione di immagine dà poi le strutture separate. Funziona bene, particolarmente bene con la TAC, che ci fa vedere le coronarie direttamente e ci permette di vedere l'esofago dalla TAC. Era una cosa che prima non riuscivamo a fare, la vedevamo dalla risonanza ma dalla TAC non lo vedevamo. Il vantaggio di queste tecnologie è, secondo me, il fatto che ci possono permettere di individuare un ismo critico a prescindere dall'annotazione dei segnali elettrici, e questo, diciamo, elimina una quota che è legata all'expertise personale dell'operatore, quindi rende diciamo, accessibile anche a persone non così esperte, rende approcciabile anche questo tipo di aritmie così complesse.